Honda NT 1100, sorella della Africa Twin 1100, stesso motore, stessi cavalli, stessa coppia, ma una versione un pochino turistica, sempre col cambio DCT. Infatti vedete che manca la pedivella del cambio. Oggi la andiamo a testare in questo video. In questa moto, a differenza di quanto avviene nella Africa Twin, mancano le sospensioni adattive elettronicamente, sono comunque regolabili nel precarico sia all'anteriore che al posteriore. Abbiamo delle valigie stupende che fanno di questa moto, vedendola nel complesso, un vero e proprio bisonte. Assomiglia molto all'NC 750, ma un pochino più grande. Dal punto di vista dell'elettronica troviamo il cambio DCT di serie. Costo per portarvela a casa 14.900 euro. Sempre vi consiglio di andare da Cicirello Moto, concessionaria ufficiale Honda nel territorio andriese, e adesso lo andiamo a testare nel video. A proposito, come freni, a differenza dell'Africa Twin dove trovavamo due margherite all'anteriore, sì, due margherite, due capricciose magari, due dischi a margherita all'anteriore, qui troviamo due dischi semiflottanti normali. L'anteriore, le gomme ovviamente sono diverse. All'anteriore troviamo un 17 che ci permette di entrare in curva un po' più velocemente, al posteriore idem. Vabbè, test ride molto improvvisato come vi ho detto, andiamo a testarla subito e poi vi dico le mie impressioni. Grazie a Cicirello Moto di Andria per averci concesso la possibilità di testare questo veicolo. Anche qui abbiamo il cambio DCT, qui in realtà è di serie, quindi non abbiamo il cambio manuale. Abbiamo le modalità come sulla, appunto, sull'Africa Twin, giro turistico, urbano. Questo è un video un po' improvvisato, ragazzi. Le caratteristiche sono le stesse dell'Africa Twin, solo che all'anteriore non abbiamo i cerchi a raggi, ma abbiamo i cerchi a razze, quelli standard, insomma. Partiamo subito, la sentiamo subito attiva. Utente 1, no, aspetta, voglio giro turistico, che è quella più sportiveggiante. Perfetto, come al solito Honda si accende solamente spingendo lì. Mettiamo questa e partiamo. Differenze rispetto all'Africa Twin è che scusate, non ho il microfono. Rispetto all'Africa Twin è che è molto più comoda. Rispetto all'Africa Twin ha una seduta molto meno alta e veramente a un'altezza bassissima la sella, e molto comoda, esattamente come l'Africa Twin. Esattamente come l'Africa Twin abbiamo il limitatore di velocità, il cruise control e si va. Anche in questo caso cambio morbidissimo, non ci si rende neanche conto quando si aziona. Andiamo! Allora ragazzi, vediamo come si comporta questa moto di Honda. Le sensazioni sono subito positive, molto simile all'Africa Twin, però con una seduta un pochino più bassa, devo dire. Un pochino più scomodo per quanto riguarda le gambe, sono un po' più sacrificate rispetto all'Africa Twin, che è un pochino più alta. Va bene, vediamo in queste curve. Ragazzi, che spettacolo, come piega. Noto un pochino più facilità rispetto all'Africa Twin nel fare le curve, proprio perché l'anteriore ha una grandezza inferiore, quindi si inserisce meglio tra le curve. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ecco, una cosa che non mi piace in confronto all'Africa Twin è che tende a tenere in giro il motore troppo basso il DCT, e quindi in specie in sesta strappa un pochino e poi apri tutto il gas e comunque non fa arrivare al massimo i giri motore. Ecco, questa è una cosa che in confronto all'Africa Twin non mi piace. Per quanto riguarda la frenata è incisivo uguale, anche se questa moto pesa leggermente di più dell'Africa Twin. Bellissima. Ah vabbè, ma il freno posteriore inchioda praticamente, spettacolare, spettacolare, in curva si butta che una bellezza. Questo paravento ci dà una bella protezione, anche se tende a spararci il vento proprio appena sopra la testa e ci fa vibrare un pochino il casco nella parte superiore, ma va bene, dai, ci può stare. Come al solito ragazzi, abbiamo le modalità di guida. Noi adesso stiamo usando quella touring, quella viaggio in moto, giro in moto, che è quella più sportiveggiante di tutte.
e veramente si comporta benissimo, veramente stupenda sta moto, esattamente come l'Africa Twin. Anche questa volta non la vedremo nella modalità manuale, perché la trovo abbastanza scomoda da utilizzare. Comunque potete vedere il video dove la utilizzo con la Honda NC750X, sempre di Honda. In questo caso, ragazzi, non abbiamo purtroppo le manopole riscaldate, mi sto un pochino raffreddando le manine, ma non fa niente. Non abbiamo neanche il paramani per poterci riparare dal vento, a differenza dell'Africa Twin. Ecco, io un paramani su questa moto l'avrei messo, un piccolo difettuccio. Per quanto riguarda l'agilità, è spettacolare, ragazzi, la moto scende in piega in un battar d'occhio, scende davvero tanto in piega. Ecco, mamma mia! E poi come accelera, porca vacca. Anche in questo caso Honda ha fatto un lavorone. I dischi anteriori, non so, mi sembrano un po' meno incisivi rispetto all'Africa Twin, ma potrebbe essere dovuto al peso. In realtà i dischi anteriori non sono a margherita come quelli dell'Africa Twin, e sono dischi semiflottanti, quindi ci sta che frenino un pochino meno. Bellissima anche questa moto, bellissima. Ragazzi, mi raccomando, se avete voglia di provarla, c'è la possibilità anche da Cicirello Moto di Andria. Come al solito io vi consiglio loro per quanto riguarda i test ride, sono sempre disponibili e soprattutto sono, prima che concessionario, motociclisti. Quindi da loro potete trovare un gruppo più che di venditori, un gruppo di amici che vi consigliano quello che è meglio per voi, per le vostre esigenze, e soprattutto sono di una gentilezza fuori dal mondo, non credevo che esistesse ancora gente così. Io vi ringrazio per aver seguito questo video improvvisatissimo della Honda NT1100. Vi invito a lasciare like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite, che come al solito in descrizione trovate sempre i link per seguirmi su Instagram, Twitch, la mia wishlist di Amazon, qualora abbiate voglia di farmi un regalo, e trovate anche il link per la ricarica in cassa. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, un bacione, ciao a tutti!